La ghiandola pineale o epifisi è una ghiandola del sistema endocrino posizionata al centro del cervello, tra i due emisferi. Ad essa si deve la produzione di diversi ormoni, tra cui la melatonina. La ghiandola pineale, dal punto di vista esoterico, coincide con il terzo occhio e può dare all'essere umano la funzione della veggenza e la capacità di viaggiare in astrale, cioè di portare la coscienza su un piano astrale. La ghiandola pineale, che deriva, il suo nome deriva dalla forma di piccola pigna che ha questa ghiandola, in quest'epoca si sta atrofizzando per diversi motivi, dovuti sia all'alimentazione, ad esempio tutti i composti che contengono il fluoro, del dentifricio, il chewing gum ed altri, tendono ad una calcificazione della ghiandola pineale, sia alla scarsa capacità meditativa che hanno gli esseri umani, soprattutto in Occidente. Riattivare la ghiandola pineale è molto importante perché consente all'essere umano di esercitare quella che è una sua funzione, una sua peculiarità, che è quella di essere una forma ponte, cioè una forma di collegamento tra il mondo delle forme, appunto, e il mondo della soglia, il mondo delle energie, il mondo, potremmo definirlo il piano astrale, quindi il piano delle energie e delle intelligenze non dotate di corpo fisico, il piano della divinità. Ecco quindi che la calcificazione della ghiandola pineale è un blocco nel percorso di sviluppo emotivo e di sviluppo spirituale, soprattutto dell'essere umano. Come possiamo riattivare la ghiandola pineale attraverso la meditazione? Beh, abbastanza semplicemente, proviamo a farlo praticamente. Quindi ti chiedo di chiudere gli occhi, di metterti in uno stato tranquillo e di respirare dolcemente. E mentre respiri, lascia che il tuo respiro si faccia calmo e regolare, così come calmo e regolare il respiro del mare, come calmo e regolare il respiro dell'universo. E come calma e regolare diventa il battito del tuo cuore, come calma e regolare diventano tutte le tue funzioni vitali. E mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce, respiri, ti chiedo di portare la tua attenzione al centro delle tue sopracciglia, alla radice del tuo naso, nel tuo terzo occhio. Porta tutta la tua attenzione mentale esattamente nel tuo terzo occhio e lascia che un vortice di energia inizi a ruotare all'interno della tua mente, all'interno del tuo cranio all'altezza del terzo occhio. Immagina un vortice di energia che inizia a ruotare vorticosamente in senso antiorario, sempre di più dentro la tua testa, andando a riattivare ogni parte del tuo cervello che per qualche motivo non è attiva o che per qualche motivo è attiva soltanto parzialmente. Adesso, mentre questo vortice di energia continua a ruotare sempre di più e stabilisce un collegamento tra te e l'universo, diventa sempre più attivo, ogni parte del tuo cervello diventa sempre più attiva e ti collega con tutto l'universo, con le energie vitali dell'universo, con le forze vive dell'universo, con le intelligenze presenti nelle dimensioni astrali. Lascia che questo vortice di energia ti colleghi completamente a tutto questo, ti faccia partecipe di quest'altro mondo, che non è un mondo delle forme, ma un mondo di energia. E tu ne fai parte e ti rendi conto in questo momento di farne parte. Pratica questa meditazione 3 volte al giorno, in modo tale che la tua ghiandola pineale, quindi il tuo terzo occhio, siano saldamente e fortemente aperti ed attivi, pronti a far sì che tu possa entrare in contatto con questo mondo che spesso resta nascosto di più. Bene, ti do appuntamento al prossimo video, ti invito a seguirmi sul blog http://www.soluzionevip.com.